Prince alle 806, 1989, naturalmente del 1982, cioè 1982, come tutti i dischi di oggi, per celebrare il compleanno di Radio DJ. Però ora basta parlare di noi, parliamo di noi. Ok, perfetto. No, basta, diciamo, per quello che riguarda i ricordi, ce ne sono alcuni veramente, veramente molto belli. Potremmo raccoglierli tutti e fare uno speciale, un extra, che so, adesso cercheremo di capire come, ma le storie veramente meravigliose che ci state raccontando ci commuovono. È incredibile come si legano molte biografie dei nostri ascoltatori con la storia di Radio DJ, cioè di come li abbiamo cresciuti, una colonna sonora della tua vita. Famiglie con tre bambini che si chiamano Giorgio, Gabriele e Fulvio, per farvi capire, ma decine e decine. Strano che non abbiano ancora fatto, no, in realtà un film è stato fatto su Radio DJ, cioè a parte il film di Natale di Radio DJ, però è stato fatto il film sulla storia di Marco Baldini, no? Ricordo con Elio Germano, esatto, il buongiorno a loro in bocca. Buongiorno a loro, sì. Mi pare. Adesso mi sono buttato. Si è lanciato proprio, senza rete. Secondo me ti sei lanciato bene. Ricordo, se non sbaglio, Corrado Fortuna che fa Fiorello. Veronica, ti prego, vieni ad aiutarci. Allora, ecco, fermi. Intanto è il mattino a loro in bocca. Ah, okay. Non il buongiorno, certo. Protagonista Elio Germano sicuramente fa Baldini. Elio Germano, Laura Chiatti, Martina Stella, e adesso mi informo su questo. Mi ricordo che c'era anche Cecchetto interpretato da li ho tutti. Ecco. Elio Germano era Marco Baldini, Corrado Fortuna Rosario Fiorello, Donato Placido Gigetto, Dario Vergassi. Dario Vergassola era Cecchetto, sì. Memoria, ragazzi. Ma quante volte l'hai visto? Una. Facciamo un giochino. Chi potrebbe interpretare voi? Vabbè, io è troppo facile. A me Will Smith, facilissimo. No, Capitan Ventosa. Capitan Ventosa, Gabriele, non c'è sperare. Guarda, se fanno o Gabbani. Se vuole provare il cinema, certo. Personaggi interni alla radio, ragionavamo. Poi scopriamo, si dice non biotic, ma Biopic. Quindi rivendetevela questa. Però io l'ho sentita già da Nicky su Tropical Pizza, per questo lo sapevo. Linus interpretato da Agassi. McEnroe. Sì, però voi state concentrando su vite un po' banali. Secondo me qua all'interno di chiamate che Linus è una vita banale. Ho detto un po' banali, ma adesso ti sto a dire chi secondo me ha bisogno di un biopic, come diciamo noi. Ossia il Magister Patrick, che potrebbe essere da DJ Mazzo a Ho vinto il terzo posto. Immaginate la vita del DJ Mazzo, no, del nostro Magister Patrick, che è una che merita veramente. Ma chi è che fa Danilo da Fiumicino? Chi fa Omic? Veronica, da chi vuoi essere interpretata? Beh, da quella che fa Mercoledì, chiaramente. No, Penelope Cruz. Ma quanto mi costa sto film? Io ho due nomini dell'ambiente, lo sapete. Vediamo un po' chi sceglie Stella. Giulia Roberts. Voi sapete, io sono o Corrado Fortuna, tante volte ci hanno scambiato, e questa è una cosa incredibile. Mi dispiace per Corrado, perché Luca di Luca e Paolo. O il fratello di Paolo. Di chi? Del nostro amico Paolo. Paolo chi? Paolo. Aiuto. Paolo chi? Vabbè, dopo te lo dico. Esatto. Come sei a casa tutti? Ma certo, Paolo. Quello che ogni tanto passa. Parliamo invece di biopic. Biopic. Celebri, perché sta per uscire quello Michael Jackson. Titolo Michael, sarà lo stesso produttore di Bohemian Rhapsody, che ha avuto un successo impressionante, quasi $1 miliardo di incassi. Chi farà Michael Jackson? Jafar Jackson, figlio di Jermaine, quindi rimane una cosa di famiglia. Grandi film dedicati a vite di personaggi di quest'anno, vabbè, abbiamo visto Blondie, dedicata a Marilyn Monroe, ovviamente. Sì, di qualche anno fa c'era Elvis naturalmente, adesso che è stato preso 8 nomination all'Oscar. Whitney, che è uscito da poco, non è stato un super successo al botteghino, ma ha rilanciato molto la discografia
regia di Whitney Houston. Vabbè, qualche anno fa c'è stato Elton John in Rocketman, che è un film tra l'altro meraviglioso. Billie Holiday, è stato fatto recentemente un film su Billie Holiday, si chiama United States vs Billie Holiday, per i noti ovviamente, trascorsi, certo, razziali, certo, certo, eccetera, eccetera. E pare che Marisa Abela sarà Amy Winehouse nel prossimo notizia di qualche giorno. Ho visto una foto di scena, mi sembra impressionante come l'abbiano truccata. Sì, wow. Ovviamente, giustamente c'è anche il film su Freddie Mercury, no? C'è lo, quello su Bohemian Rhapsody, certo, Jerry Lewis. Anche su Johnny Cash c'è un grande film. Johnny Cash, invece, notizia di questi giorni, no, è stata interrotta la produzione del film su Madonna, dove doveva essere lei la regista. Spiace. Guarda che in tanti aspettavano. Quello su Madonna è interrotto. Spiace perché Madonna lo vedevo volentieri. Magari durava quelle 2 ore e 55. Spiace. Facciamo che i biopic vanno fatti su personaggi che non ci sono più, così almeno non intervengono. La vuole fare lei la regia. Comunque è interessante, cioè già raccontare l'Epifania, Natale. No, scusate, sbagliato personaggio. Anche dei Doors hanno fatto il biopic. Giusto. E Ray Charles, c'è una centinaia. Erroneamente abbiamo detto che c'erano dei, insomma, abbiamo citato per esempio Santa Maria per la fiction italiana, Serena Rossi per la fiction su Mia Martini, Santa Maria su Rino Gaetano. E non abbiamo citato Luca Marinelli, un grande Luca Marinelli che interpretava De Andrea. La chiamavano Bocca di Rosa.